Alleluia. Se Dio dice non fate posto al diavolo, significa che possiamo fare spazio al diavolo. Se Dio dice non fate spazio al diavolo, significa difendetevi dal diavolo. Significa state attenti, vigilate, perché ascoltami, perché il diavolo cercherà tutte le opportunità per penetrare nella tua vita, nella tua anima, nella tua casa, nella tua mente. Il diavolo sfrutterà ogni minimo particolare, alleluia, per poter penetrare, alleluia. E noi non vogliamo far penetrare in alcun modo il diavolo, perché il diavolo è distruttore, no? Il diavolo porta la distruzione, viene per rubare, ammazzare, uccidere. E quindi è necessario che noi ci guardiamo e non li facciamo penetrare in alcun modo. Perché, fratelli, ascoltatevi un attimo, io, diciamo, nel parlare con la gente, fratelli, anche sorelle, noto che c'è molta vigilanza per la salute, per il cibo, per il proprio fisico, per tutte queste cose. Però noto tra fratelli e sorelle, stiamo parlando, non stiamo parlando di quelli del mondo che danno spazio al diavolo, perché noi sappiamo che tutto il mondo giace nel maligno e sappiamo che il diavolo opprime, ossessiona, il diavolo impossessa, il diavolo tormenta, affligge, il diavolo perseguita, e tutte queste manifestazioni, no? Che il diavolo fa, ma noi dobbiamo stare attenti affinché i credenti, fratelli, non stare solo a guardare se il conto sale o scende dalla banca. Alleluia. E hai molta attenzione. Difendi la tua vita spirituale. Amen. Alleluia. Difendi, perché Gesù ha detto vigilate e vegliate, perché bene è pronto lo spirito, ma è debole la casa. Sì, sì. Quindi attenzione, che non devi gloria vigilare soltanto per determinati problemi, perché quei problemi sono conseguenza. Perché se tu invece attendi al diavolo e alle manifestazioni del diavolo, tu ti proteggerai l'economia, ti proteggerai la casa, tu ti proteggerai la salute, tu ti proteggerai la salvezza, tu ti proteggerai tutte queste cose, alleluia. Perché quando tu stai attento, attento a ciò che il diavolo può fare, perché tu hai voglia a stare attento, attento al cibo, attento, attento alla salute, quando poi dai spazio al diavolo che ti viene a rovinare la salute, tu stai attento, attento all'economia, al lavoro, di fare, e pensi di prosperare, quando poi un demone che viene per rubarti tutta l'economia e anziché prosperare non prosperi. Stai attento, attento alla vita e poi arriva la morte. Stai attento, attento a non perdere la presenza di Dio e a perdere la presenza di Dio. Mi state capendo? Alleluia. Che è importante quello che sta dicendo stasera la parola di Dio. Non date spazio al diavolo. Amen. E io spero che da questa sera, vero? Io spero che da questa sera tu stia attento al diavolo e alle manifestazioni, che impari, ti consiglio di scrivere, di prenderti appunti perché te li vedi, perché noi dobbiamo capire che il diavolo entra tra i cinque sensi, ciò che vediamo, ciò che udiamo e ciò che tocchiamo, eccetera, no? Il nemico, se ha spazio, non ti risparmierà, attaccandoti a malattia, attaccandoti ad angoscia, a brutti sogni, eccetera, eccetera, che adesso vedremo. Quindi è importante, no? Noi siamo figli di Dio, vogliamo vivere liberi. Alleluia. E di godere la benedizione di Dio. Siamo figli di Dio, vogliamo vivere la libertà dello Spirito Santo che ci ha dato libertà. V'è dunque libertà in Cristo e non v'è alcuna condanna per quelli che sono di Cristo. E quindi noi vogliamo, nella pratica, come dice Ebrei, entrate nel suo riposo. Oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore, ma entriamo nel riposo, nella tranquillità, nella serenità di tutto. Alleluia. Vediamo, è sempre il testo Efesini,
La prima cosa, non essere estraneo alla vita di Dio se non vuoi far penetrare il diavolo nella tua vita. Perché dice, con intelligenza ottenebrata, è che loro sono estranei alla vita di Dio per l'induramento del loro cuore. Estranei. È il male più grave che tu ti possa fare. E che l'umanità ha fatto rifiutando la vita, rifiutando Cristo, accogliendo invece le tenebre. Hanno rifiutato Cristo, hanno respinto l'amore di Dio, non hanno accolto la vita, l'essenza della vita. Colui che si è reputato, io sono la vita, alleluia. Fratelli, non è una vita umana, non è una vita di un animale. Perché se il sangue di Abele parla, figuriamoci il sangue di Gesù. Alleluia. Qua stiamo parlando della vita divina, della vita divina che si deve trasmettere in te, della vita divina che deve entrare dentro di te, della vita divina, alleluia. Ed è un grande onore per te, perché ci sono quelli che per dici, io voglio tenere la mia vita e basta, io non voglio che non vive nessuno in me, io non voglio alcuno. E poi danno spazio al diavolo, e poi entra la vita del diavolo, danno in angoscia, in disperazione e in tutto, perché la vita del diavolo è entrata in loro, nella loro mente, nel loro... Fai entrare la vita di Dio, perché Gesù ha detto: io vi do vita abbondanza, di abbondanza. Che cos'è la vita di Dio? La vita di Dio è la vita di pace, la vita di pazienza, la vita di amore, come disse Paolo a Timoteo. Dio non ti ha dato uno spirito di paura, di ansia, ma uno spirito di forza, di coraggio. Se hai tu la vita di Dio, è una vita di coraggio, la vita di forza, di benedizione. Soltanto la vita di Dio, quando lo Spirito Santo entra in te, tu hai vita, tu hai coraggio, tu hai amore, tu hai pazienza, tu hai fede, tu hai speranza, tu hai gioia. Questa è la vita di Dio. Il regno di Dio non è fatto di bevande e imbevande, ma il regno di Dio è fatto di pace, di amore, di gioia e allegrezza nello spirito. Questa è la vita di Dio. Alleluia. La vita del Signore, non essere strani. Per molti Dio è uno sconosciuto, estranei alla vita di Dio, e non hanno mai conosciuto la vita di Dio. Oppure ci sono quelli che l'hanno conosciuto e l'hanno perduta, l'hanno fatto spegnere la vita di Dio. Attenzione, alleluia, che tu possa avere la vita del Signore e si possa manifestare la vera vita di Dio, alleluia, perché Dio ti vuole dare la vita, la forza, vuol dire tu non ce la fai, ma c'è Dio che se ti, la sua vita si manifesta, ce la fa. Tu ce la fai con Dio, perché Dio non può essere sconfitto. Se Dio vive in te, non sei strano alla vita di Dio, non fa morire la vita di Dio, non fa spegnere lo Spirito Santo, ma tienilo acceso, lo Spirito Santo, devi abitare in te, perché quando l'avversario verrà e vede che tu non sei spazzato, vuoto, se ne va. E quando tu hai la vita di Dio, la vita di Dio vince la vita del demonio, vince tutte le opposizioni, tutte le maledizioni di questo mondo, alleluia. Vita di Dio, se non ce l'hai, prendila stasera. Alleluia. Vita di Dio, se non ce l'hai, accoglila. Di vieni in me, vita di Dio, te la vuole dare Dio. Gesù sta alla porta del tuo cuore, vuole entrare, fallo vivere, fallo dimorare. Beata, ha detto, di chi dimora in me, io dimoro in lui, chi dimora il mio amore, io dimoro e porto l'amore, porto la gioia, la vostra gioia sarà completa, totale, ecco, rifiuta, viene proprio, le avidità, i sentimenti, commettere ogni specie di impurità e avidità, alleluia, e spogliatevi del vecchio uomo, invece vecchio uomo segue le passioni ingannatrici, invece rinnovate. La vita di Dio, importante, porta forza, amore e gioia, ma non vive con la vecchia vita. Rifiuta le dissolutezze e l'avidità. L'avidità è la bramosia, il desiderio. L'avidità è quando tu non hai controllo, alleluia. Devi avere controllo, ci vuole lo Spirito Santo dentro di te. Perché uno dei frutti dello Spirito Santo è l'autocontrollo.
veramente. Fratelli, non scherziamo. Perché molti pensano che sono cristiani, hanno Gesù, hanno lo Spirito Santo e non danno spazio al diavolo. Paolo qua sta parlando di Efesino, una chiesa meravigliosa, una delle chiese più di un'atmosfera più alta, seduti nei luoghi celesti. Non stiamo parlando dei Corinti, stiamo parlando degli Efesini. E Paolo proprio agli Efesini ha detto: non date spazio al diavolo, che vive una vita spirituale alta. Nonostante tutto, non date spazio al diavolo. Alleluia. Che ti credi tu? Che gli anni di fede non ti fanno dare spazio al diavolo? Che ti credi? La predicazione della parola non ti fa dare spazio al diavolo? Che ti credi? L'etichetta che si mette ministri, profeta, apostolo, servo, conservo, diacono, diaconesse, raccoglitore, meno raccoglitore. Non è quello. Non è quello che ti garantisce che il diavolo non è, ma è il cuore, la verità e la carne. Alleluia. Perché fratelli, chiaramente noi non facciamo mai nomi, però si sentono, no? Quando il padre dice: pastore, io sto avendo dei sogni di sesso, sogno sempre di sesso. Allora c'è un tema di sé, vedi la pornografia. No, ma sai, pastore, no, senti a me che è così. E quando tu vedi la pornografia, fai entrare lo spirito della pornografia e fai entrare l'ossessione. E ti viene, gli hai dato tu lo spazio. Pastore, ma io sto avendo incubi. E perché stai avendo incubi? Paure, Perché stai avendo paure? Fratelli, ogni contatto è una trasmissione. Vedete che tutto è una trasmissione. E gli oggetti possono trasmettere, come le persone possono trasmettere. Ricordi, Mariano, facciamo un'evangelizzazione alle prostitute, c'era una bellissima ragazza, e noi stavamo parlando, evangelizzando, e file di macchine che aspettavano. E questo parlava con noi perché il giorno prima io le avevo parlato delle attenzioni che ti possono trasmettere i demoni, e a lei aveva proprio avuto questa esperienza il giorno prima, che si era unito a un cliente e, unendosi a questo cliente, si era sentito qualcosa entrare in lei che l'ha turbata, l'ha messa l'angoscia, e lei stava con lei, non le importava che stava una fila di macchine, una cinquantina di macchine a aspettarla. Abbiamo evangelizzato, abbiamo pregato, abbiamo amministrato la liberazione per questa donna. Ha lasciato tutto, se n'è andata sul paese e non è mai più ritornata a quel lavoro. Perché quando tu ti unisci a una persona che non ti ha unito Dio, è una trasmissione. Perché anche se ti unisci fisicamente, è una sola carne, e tutto ciò che ha quella persona è una trasmissione. Se ha demoni, te li trasmette a te, perché l'avidità di avere, di fare cose sbagliate, quando hanno avuto anche poi, sono rimasti incinti in modo indesiderato, perché erano scappatelle e hanno bestemmiato i bambini, perché bisogna stare attenzione. Perché quando uno ha detto nel desiderato, cerca di fare aborto, cerca di andare a consultare se sta, se deve perdere, porti la maledizione. Perché poveri bambini, che quando i genitori vanno a consultare i maghi quando stanno incinte, oppure lo cominciano a dire che nasce a fare, sei indesiderato, non ti volevo, perché è stata un qualcosa non voluta. Ti dà spazio, attenzione a questi contatti che non vengono da Dio, e che adesso si combinano guai, come l'ompo Giuda, no? Il figlio di Giacobbe, che poi si unì alla nuora e voleva bruciare la nuora perché la trovando in cima, era stato lui, e comincia a vivere una vita scorretta, una vita dove non stai vivendo nella piena volontà di Dio. Ravvediti e vivi la volontà del Signore. Alleluia. Lascia stare tutti quei contatti,
lascia stare tutta quella verità. Stiamo parlando di questo, ma parliamo della verità di danaro. Sono quel che un CCT vedono quanti interessi possono avere, stando la mattina a sera a vedere il giornale Gazzetta per vedere come guadagnare di più, il successo nella vita, il successo nel lavoro, il successo. Alleluia! Attenzione, alleluia, perché Eva, proprio perché il diavolo fece penetrare il diavolo, portò la maledizione e diede spazio alla maledizione, portò la maledizione in lei, nella sua casa, nei suoi figli, in tutto, alleluia. Attenzione, l'avidità è quella, no? Di desiderare, di bramare il successo come Saul e di conoscere il futuro in persone sbagliate, e non andare in quei luoghi, attenzione, che dai spazio, alleluia. Dai spazio, alleluia. Se non vuoi tormentato, lascia stare quell'avidità, perché non sarai mai soddisfatto. L'avidità vuol dire proprio quello: tu più hai e più vuoi avere in tutto il senso, soldi delle tre S, no? Successo, superbia, sesso, danaro, più hai e più vuoi avere. Non sei mai soddisfatto, l'avidità non la mai la soddisferai con le cose carnali, mai. Diglielo al diavolo e diglielo alla tua carne, perché solo Dio ti può soddisfare, solo le cose di Dio ti possono soddisfare, solo Dio ti può rendere pienamente soddisfatto, perché quando sei legato all'insoddisfazione, quindi quando tu hai Cristo, hai la pace di Cristo, l'amore di Cristo, è tutto, alleluia. Questo è il successo, sì. Avere Cristo, la pace di Cristo, la salvezza dell'anima, e avere Cristo, come ha detto Gesù, chi mangia del mio pane non avrà più fame, chi beve della mia acqua non avrà più sete, alleluia. Se non vuoi avere sete, non è la verità, non è questo, quest'altro, alleluia. Perché voglio essere avido, sono quelle avide che devono fare tutte le passioni di questo mondo, le dissolutezze, le devono provare tutti. È la condotta di prima, del vecchio uomo, in cui noi volevamo trovare soddisfazione piena. Che cosa devi trovare soddisfazione piena nel mondo? Non l'abbiamo trovato quando eravamo totalmente nel mondo, figuriamoci adesso che abbiamo Dio e che non possiamo più godere, perché dice: il tiepido è l'infelice di sopra la terra, non gode né la cosa dello spirito né le cose della carne, è tiepido, sarà vomitato alla bocca di Dio. Alleluia. Perché è avido e continua a essere avido. Come si fa a continuare a essere avido dopo che hai trovato la pace in Cristo, a essere avido di queste cose, alleluia, che non ti soddisferanno mai? Ok, terzo, segna e scrivi e prendi appunto e vai a rivedere. Perciò bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo. Tu dai spazio al diavolo quando tu ti comporti male con il fratello e la sorella, alleluia. Dio è un vendicatore, alleluia. E hanno passato guai, persone anche che a noi ci hanno tramato da dietro, che c'erano quelli che volevano far fare le video e giusto per tramare, per dare poi video, e tramavano, cercavano, ma Dio ci ha sempre guardati e avvisati. Gloria a Dio, sì, e sì, quelli sì, che per il vil guadagno, no? È tutto. Perché i fratelli di Giuseppe, che hanno voluto ingannare Giuseppe, sono stati maledetti per più di 20 anni. Caino, che ha ucciso Abele, si è preso una sorta di maledizione. Dio l'ha messo il segno, tu sarai maledetto e tu vagherai nella maledizione. Quando tu odi il fratello, lo inganni, cioè tu a che cosa stai bramando e stai tramando da dietro? Vai per edificare, per incoraggiare, per aiutare, o una trama? Che sono quelli che pure non solo ti chiamano per essere aiutati, ma noi ci chiamano anche per tramare, per delle cose di trama. Attenzione, se stai facendo questo e metterti davvero, alleluia, per avere notorietà, se sì, volevano fare, cercare noi per avere notorietà loro, uscire su TV, eccetera, quindi per avere notorietà. Però Dio è un vendicatore in questo, attenzione, perché leggi il primo Tessalonicesi, che sfrutta nell'affare il fratello, eccetera,
Dio è un vendicatore in questo, come ha vendicato Davide contro Nabal, che Nabal maledisse Davide, e che se tu maledici, maledetto sarai, guai a chi tocca gli unti di Dio, guai a chi maledice, sarà maledetto, lasciate a me la retribuzione. Alleluia. Attenzione, perché se non vuoi stare nei guai, come è stato Saul, che non ha mantenuto il patto con i Gabboniti, il patto, no? Che ha fatto Giosuè, perché Dio rispetta quando tu fai un patto con Dio, fai un patto di verità, d'amore, non i patti fatti nel mondo, quelli puoi annullare nel nome di Gesù, è dove non c'è stato, alleluia. Non si può nascondere niente, anche qui lo manifesta, sorella, perché Dio a volte, la maggior parte anche manifesta qui, poi tutte le altre cose, i libri saranno aperti, è guai, perché di ogni parola oziosa renderemo conto nel giorno del giudizio, no? Alleluia. Alleluia. Perché beati chi, gli uomini di buona volontà, dice nelle beatitudini, pace in terra, gli uomini di buona volontà, che aiuti, che soccorri, che edifichi, che vuoi aiutare, vuoi amare, e non maledire, e non maledire. Se fai bene, non alzerai il capo, alleluia. Dai spazio al nemico, alleluia, dai spazio, perché Saulo andò a finire male, a suicidarsi. Che troppo la maledizione, poi cominciò a perdere Dio per l'unzione, andò dalla maga e tante di quelle cose. Stai attento, non tramare, ama i fratelli, ama le sorelle, non dire menzogna, non fa come Safira e Anania, che Safira e Anania dovevano dare, erano lì a dare tutta la chiesa di offerta, nella casa, invece avevano dato la metà. E Pietro era stato avvisato, lo Spirito Santo ha detto: perché ti sei messo in cuore di mentire? Tu non hai mentito agli uomini, hai mentito a Dio, allo Spirito. Attenzione, Gheazi, che stava con Eliseo sempre, l'aiuto del profeta, però arrivò ad avere la lebbra, fu lebbroso perché non fu sincero. Dove sei andato, Gheazi? No, invece era andato a prendere i talenti e a trovare quell'uomo che era stato guarito, il capitano di Siria, Naaman, e li andò a cercare cose di nascosto senza che sapeva niente. E la benedizione di Dio era stata gratis e lui voleva il denaro. E lui si è fatto avere denaro, vestiti e tutto. E la lebbra di Naaman si è attaccata a lui. L'odio la vede, segna, ti fa penetrare. Quando tu non perdoni, non date posto al diavolo, ma attenzione, perdono, attenzione, togli ogni amarezza, ogni croce, ogni clamore e parole offensive, invece benevoli, misericordiosi, gli uni li ha perdonandovi a vicenda, alleluia. Quando non perdoni, il diavolo ti darà tormento, alleluia. Se fino a quando non perdonerai, lui ti tormenterà, e ha trovato quell'opportunità di tutte le offese che hai avuto. E noi che purtroppo sentiamo e riferiamo per dare insegnamenti senza fare nomi, c'erano figli che facevano dei fatturi a morte per i genitori altrettanto, o i mariti verso le mogli verso i mariti, no? Abbiamo sentito proprio che prendevano i cuori delle galline, degli animali, non so, cose proprio assurde, portarle al cimitero perché le volevano vedere morti. Oppure oggetti, andavano al mago e si facevano avere nel cibo, mettevano polverina, nel caffè, facevano riti magici, alleluia, facevano riti magici e quindi l'odio. Perché l'odio, talmente l'odio, alleluia, che vogliono perfino corrompere se stessi. Fratello, e non ti credo, quando perdono ti aprono il po', benedizione, vero, alleluia. Perché, ascolta un attimo, vanno a consultare l'oroscopo per vedere le cose come devono andare, prendono oggetti di portafortuna, carichi, dai spazio al diavolo. Lo stai dando altro che gli stai dando il permesso di dare, perché tu un oggetto carico di maledizione che vuoi dare,
la maledizione di tu sopra di te, perché il diavolo è che ti fa il bene, attenzione, perché hai avuto contatto con quelle cose, era già un mago, già hai aperto la porta al diavolo, i demoni cominceranno a tormentare, e ne abbiamo visti migliaia di persone, abbiamo curato, che sono andate al mago e hanno avuto problemi, la notte non dormivano, facevano dei brutti sonni, l'ansia, la depressione, incomincia ad attaccarti quelle cose, stai attento, non date spazio al diavolo, dice il Signore, attenzione, alleluia, oggetti e tutto, la trasmissione, perché se Mosè metteva il bastone, e il bastone era calca della potenza di Dio, e sbatteva il mare, si apriva, e sbatteva la polvere, facevano le zanzare, era il bastone, era un oggetto, quell'oggetto che aveva Mosè, come la polvere, come Gesù ha usato la sua saliva e i suoi mezzi, no? Significa che quegli oggetti erano carichi di potere soprannaturale di Dio, e fanno il del bene, quello, hanno un potere soprannaturale, no? Il grembiule di Paolo portava guarigione, l'ombra di Pietro portava guarigione. Se Dio dice che c'è trasmissione, un uomo di Dio ti può amministrare l'unzione, la guarigione con la trasmissione, metterete le mani, quindi le mani sono un mezzo di trasmissione, perché uno che ha l'unzione ti mette le mani, ti trasmette, ed è un mezzo, no, e Dio lo permette, l'ha detto Dio stesso, alleluia, per gli oggetti deve essere Dio che deve dare l'autorizzazione, non è che uno si metta a fare oggetti, dice questo oggetto, se... E dovendo poi una cosa, bisogna stare attenti, no? Perché hanno tentato pure in queste cose fare un business, eccetera, eccetera. E dobbiamo stare attenti a non fare queste cose. Ma noi stiamo parlando che qua ti stanno dando un corno, ed è in mezzo alla strada degli zingari oppure dei fattucchieri o di altro che dicono questo ti porta fortuna, tu te lo prendi, ti prendi i demoni. O come vanno in chiesa, no? Perché le false religioni, anche quelle portano contatti demoniaci. Perché anche le false religioni hanno i crocifissi, hanno il rosario, la colomba profumata, alleluia. L'acqua benedetta, è una trasmissione. Di che cosa? Di demoni, alleluia. L'anticristo sta arrivando. E ascolta queste, le religioni che non hanno al centro Gesù come Salvatore e Signore, la parola di Dio non hanno al centro, e la salvezza per grazia, sono false religioni e saranno religioni dell'anticristo. Perché se insieme a Cristo hanno santi, madonne e tu, o come i testimoni di Geova, addirittura che non riconosco lo Spirito Santo come una persona e non riconosco Gesù come Dio, è normale che sono false religioni. La Chiesa Cattolica è normale che è una falsa religione. È normale che è una falsa religione. Perché ti dà degli amuleti pure. Da dare, da fare. Andate a vedere. Fa pregare i morti. Che non è biblico. Non è parola di Dio. Candele, cerotti. È tutto. Ti rendi conto che quelle cose ti portano e ti portano lontano dalla verità, che è Dio, che è la verità, alleluia. Stai attento, stai attento. Appartiene al vero Cristo. Appartiene alla vera benedizione di Cristo. Devi appartenere al vero Cristo, al vero Signore, alleluia. Vedere il Signore del Signore, alleluia. Quindi quanto è importante per noi poter vedere che la grazia di Dio deve stare sopra di te, la grazia di Dio nella tua vita, e attenzione a tutto ciò che fai entrare nella tua casa, di oggetti, di persone e di tutto, perché ti possono trasmettere di tutto. Vi faccio un esempio, andando ai carceri si fanno dei colloqui con detenuti, alleluia, e chiaramente io so che devo stare attento, perché all'inizio uno si sfoga di tutto, e sendo stagito dalla famiglia e te la trasmette, sente questo, e chiaramente di avere discernimento, di
far dire il nocciolo soltanto, perché hanno odio, hanno voglia di vendetta, sono in qualche maniera nostalgici, vogliono le loro vendette. Quindi se tu fai dei colloqui e dando solo spazio ai sentimenti e non dai la parola di Dio, e non fai pregare, non fai pentire e non fai amministrare Dio, la parola del Signore, è logico che tu potrai avere dei problemi, delle difficoltà, di stare attento. Stai attento con chi hai a che fare, perché noi vogliamo arrivare ad avere la libertà dello Spirito Santo e vivere una vita piena nella libertà. E non vogliamo essere attaccati a nessun demone, e né padrone nessun demone, vogliamo essere che lo Spirito Santo sia il nostro padrone. Alleluia. Ci vogliamo arrendere allo Spirito Santo e vivere una vita di benedizione con lo Spirito Santo. Alleluia. Quindi pentiti, se hai oggetti, pentiti. Se hai la falsa religione, lascia la falsa religione, se no appartenerai alla falsa chiesa, alla falsa sposa dell'anticristo. Se non stai seguendo la parola di Dio, segui la parola del Signore. Se la salvezza pensi che la devi comprare, tu non la puoi comprare, ma è per grazia. Ravvediti se stai avendo attività sessuali o cose negative non volute da Dio e stai commettendo avidità e cose di dissolutezza con oggetti, stai consultando oroscopi o tutto, stai attento, alleluia. Perché Dio vuole che noi ci arrendiamo, alleluia. Ed è importante che noi ci dobbiamo arricchire della benedizione del Signore, alleluia. E venditi e chiedi a Dio la pace. Pastore, ormai non riesco. Alleluia. Allora Dio ti ha dato anche un'altra chance. Cerca. Come ha fatto il fratello Leo, avete visto la testimonianza, ha detto: pastore, mi amministri la liberazione perché mi sento chiuso, mi sento delle influenze negative dentro di me, mi vuoi amministrare la liberazione? Alleluia. Alleluia. E abbiamo fatto la liberazione nel nome di Gesù, perché Dio, oltre a farti fare l'auto liberazione, di pentire, di rinunciare, però Dio ti viene incontro attraverso anche l'unzione, vero? L'unzione di chi ha l'unzione per amministrarti la liberazione, per scacciare. E stasera hai un'altra opportunità. Amen. Se ti trovi in certe situazioni, alleluia, alleluia, stai attento, alleluia. E qui è normale che devi vigilare, alleluia. Non prendere nulla da... sento libero, gloria a Dio, alleluia. Quindi se hai bisogno, possiamo fare una vita, se non hai vergogna, non c'è nulla di male, una liberazione, vuoi dire, alleluia, alleluia. Quindi è importante, alleluia, alleluia, che tu chieda, diciamo, pentimento, una cosa personale si può fare, o chiami in privato, come vuoi, però non rimanere legato, però non rimanere in tali condizioni, non rimanere con certe situazioni che ti stanno legando. E se hai dato spazio al nemico con l'odio, rimettilo nelle mani di Dio e dia lo Spirito Santo aiuto, perché lo Spirito Santo è colui che ti dà forza, coraggio, alleluia, ti libera, ti dà sincerità, ti dà amore, alleluia. Amen. E non c'è qualcuno in particolare, lo possiamo fare per tutti, no? Amen. Poi c'è qualcuno in particolare, lo possiamo fare, alleluia. Possiamo amministrare, no? Amministrare la libertà. E da quel momento, ecco, il fratello ha detto: sono libero, gloria a Dio. Alleluia. Era di un altro aspetto, stava malissimo. Gloria a Dio, grazie. È stato dal potere di Dio liberato, no? Perché ha confessato, ha tolto determinate situazioni.
Meraviglioso, un po' problemi di linea, no? Alleluia, gloria al nome del Signore. Si sente, sì? Alleluia. Meraviglioso, meraviglioso Dio. Alleluia. Ci siete? Ci siete? Tornate alla linea? Sì, si sente? Ok, gloria a Dio. Meraviglioso, meraviglioso. Non c'è segnale, sì. Adesso c'è. The Bluetooth device prova. Is connected successfully. C'è segnale adesso, sì. Adesso tutto a posto. Gloria a Dio. Sì, si sente, ok. Ok, alleluia. Va bene, ok, ok. Allora, meraviglioso Dio, alleluia. Fallo con te. Persone che vanno a fare del male, che devono salvare anche loro. Perdona, sorella, perdona. Ok, ok, alleluia. E c'è qualcosa in particolare, dai, prima che preghiamo, scrivi, se vuoi scrivi. Se quello vuoi fare in privato, come preferisci. Rosa, cosa ha detto? Per la liberazione, per tutto. Francesca, Rosa, pure ha chiesto, alleluia. Per Alessandra, ce la fa una liberazione. Gabriele, Deborah, per la liberazione, per Manuela, ok, alleluia, per il marito di Anna, Anna, di Dio, spezza le catene, sì, sorella Anna, stiamo pregando, che Dio ti benedica, benedica tuo marito, per Flavio, liberata,